Pareggio sul filo di lana dell'Atletico Vieste nello scontro diretto con il Deghi Calcio. Grazie ad un rigore trasformato da Colella al 49esimo, i garganici ridanno smalto ad una partita non bella, a tratti noiosa e caratterizzata da gioco alquanto disordinato su entrambi i fronti. Un punto che in ogni caso smuove la classifica, anche se entrambe le compagini rimangono ancora relegati nella zona play-out. Dopo il minuto di silenzio in onore di Giovanni Custodero, il giovane portiere del Fasano di calcio a 5, deceduto domenica scorsa, il match vedeva subito protagonista il Vieste, che al settimo si rendeva pericoloso con Ranieri, il quale di testa, su assist di Colella dalla destra, tentava la via del gol, a cui si opponeva con i piedi il portiere ospite Laghezza. Risposta degli Orange Salentini al 13esimo con Carrozza, il quale però trovava l'opposizione di Sollitto, consentendo a Romano di agguantare la sfera. L'Atletico ci provava ancora al 18esimo con una schiacciata di testa del bomber De Vita, che riceveva palla con un traversone di Ranieri, ma era ancora bravo l'estremo difensore ospite ad opporsi. La partita poi procedeva con ritmi blandi e solo al 42esimo un'altra azione viestana degna di nota, allorquando Sicuro metteva al centro per Prieto, ma il suo tiro risultava debole e fuori misura. Il secondo tempo del match si apriva ancora con un tentativo del Vieste, era sempre De Vita a rendersi pericoloso su assist di Ranieri dalla sinistra. E ancora il bomber viestano ci provava al 15esimo con un bolide di sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione di Colella. Al 22esimo l'azione forse più eclatante per i padroni di casa. Un quasi gol di Albano, il quale su assist di Colella schiacciava di testa, ma la sfera impattava sulle spalle di Romano finendo sul fondo. Ancora un'azione dei garganici al 27esimo con l'incursione tutta personale di Sasà Raiola, partito da centrocampo, assist per De Vita che di testa mandava di poco oltre la traversa. Ma era il Deghi che al 31esimo passava in vantaggio con Miccoli, bravo a schiacciare di testa in velocità su preciso traversone dalla destra di Coronese. Il vantaggio ospite spingeva alla massima reazione il team viestano, che un paio di minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Colella, ci provava ancora con Ranieri di testa su assist del subentrato Pippo Caruso. Il Deghi si faceva rivedere al 40esimo con questo splendido calcio di punizione di Monopoli, che costringeva Romano in elevazione a mandare in corner. Quando tutto sembrava ormai scritto, ecco il pareggio del Vieste all'ultimo minuto. Con un tiro di potenza dalla lunga distanza ci provava Sollitto, ma la sfera veniva deviata da un netto tocco di mano del subentrato Deffo. Nessun dubbio per il direttore di gara, Arnaut di Padova, che decretava la massima punizione. Si incaricava di calciare il bomber Colerra, il quale di potenza non sbagliava, consentendo al Vieste di pareggiare e lucrare un punto comunque utile ai fini della corta classifica. Il pareggio permette al Vieste di approcciarsi con più serenità all'importante impegno di giovedì 23 gennaio per la partita d'andata della finale di Coppa Italia, che disputerà sul neutro di Ruvo di Puglia contro il Corato.